cosa è certa, non potete aspettarvi che i giovani di oggi ascoltino i consigli da noiosi e biofili. Non siamo noiosi, sappiamo come si ascolta. Io uso MP3. Gli amanti della musica, i veri musicisti e gli ingegneri del suono hanno lottato insieme a noi con coraggio per il vero ascolto. Mio padre diceva sempre che ascoltare un vinile è una gioia per il cuore. I vinili sono superati e l'alta fedeltà è morta. La soundbar è arrivata. Secondo mio cugino, una bomba si sente meglio di 1000 hi-fi. Potremmo ascoltare la musica e guardare i film. L'alta fedeltà non è morta. E ti garantisco che il vero ascolto non si ha con docking in un soundbar, ma con un impianto stereo. Tuo figlio non sa cosa sia un flap, Lord Manderly. Ma non hai risposto all'appello. Hai giurato fedeltà agli audiofili, Lord Glover. Ma quando più avevamo bisogno di te, non hai risposto all'appello. E tu, Lord Kerwin, tuo padre ti ha lasciato tutti i vinili della Deutsche Grammophon. Tuttavia, non hai risposto all'appello. Ma il vero audiofilo non dimentica. La musica non dimentica. Non riconosciamo altro ascolto che il vero ascolto, il cui nome è Hi-Fi. Non mi interessa se analogico o digitale. L'alta fedeltà scorre nelle sue vene. Sarà l'unico modo, da questo giorno fino al suo ultimo giorno. Lady Mormont è stata molto dura, tuttavia sincera. Mio figlio ha ascoltato solo MP3 di bassa qualità. Non pensavo che avrei ancora comprato uno stereo in questa mia vita. Non ho insegnato a mio figlio cosa sia un FLAC, così ho evitato di ascoltare la sua musica inutile. Ma ho sbagliato. Gli audiofili hanno rivendicato il vero ascolto. Ha due canali. L'ascolto Hi-Fi. Non ho ascoltato le tue parole buttando il giradischi e lo rimpiangerò fino al giorno della mia morte. Un uomo può solo ammettere i propri sbagli e comprarne un altro. Te lo posso consigliare. Ci saranno altre battaglie. Casa Glover appoggerà gli audiofili come ha fatto negli ultimi 100 anni. E seguirò per sempre il vero ascolto. L'ascolto Hi-Fi. Ascolta e fai! L'ascolto e fai! L'ascolto!